Una strana morte, quella del camerunense deceduto durante l'arresto in via Manina a Conegliano ieri sera. Così per i familiari, secondo il racconto di tre super testimoni, un connazionale che avrebbe assistito alla scena dal secondo piano e dalla finestra anche oggi semiaperta di questa abitazione, un 14enne e un trevigiano. Testimonianze che racconterebbero come Donald Fumbum Boy, 37 anni, sarebbe morto per soffocamento. Stiamo accertando un attimino la possibilità di verificare se il caso in questione sia suscettibile di accertamento o approfondimento in merito a come è avvenuto il fatto, perché molti hanno assistito e hanno dato una versione che desterebbe un po' e determinerebbe un po' di dubbi sull'accaduto. La procura oggi ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda. Se fosse morte, una morte naturale, sarebbe morta a casa sua, ma è morto mentre l'aggredivano. Allora, una responsabilità qualcuno ce l'ha. Indagati per omicidio colposo, i due poliziotti che hanno partecipato al fermo del camerunense, ammanettandolo prima ai polsi e cercando pure una corda per legargli i piedi, così il super testimone trevigiano. Siamo vicini al personale e vicini ai familiari del deceduto perché l'episodio comunque è sempre un episodio che può creare delle turbative, ma tutto sommato da parte nostra, come i numerosi testimoni hanno evidenziato, il corretto operato del nostro personale. E prima dell'autopsia disposta un'ecografia richiesta dalla parte civile alla testa e al collo della vittima, la perizia richiesta per giovedì prossimo alle ore 11. Si possono evidenziare eventuali urti del capo nei confronti di oggetti tipo marciapiede, terreno o muretti ed eventualmente anche se ci sia stata ovviamente una situazione di soffocamento determinato dalla persona stessa o da altri eventi, ecco.